Cari amici, anche questa sera siamo qui riuniti, sì, in intima simbiosi per affrontare un'infinità di problemi, perché tutti questi problemi si sono, se ti vuoi levare, si sono venuti a rincalzando. Sì, rincalzare l'uno all'altro, per cui cerchiamo di riassumerne qualcuno. Crisi costante di governo, squalificazione dei partiti cosiddetti di governo, crisi internazionale, crisi della politica europea, crisi della geopolitica europea, per cui viene a mancare il senso. Beh, questo per me del bersaglio, del percorso per raggiungere gli obiettivi. Sì, ma soprattutto dell'unificazione europea. Se questa unificazione europea, che comunque sia, noi abbiamo più volte condannato perché attuata nell'esclusivo interesse di loro signori, però viene a mancare anche il suo programma fondamentale, che è quello di creare una forza tra l'Occidente e l'Oriente, a questo punto l'Europa unita non serve a nulla. Poi soprattutto non serve a nulla perché non divaga, è inconcludente, è insignificante, ha una strategia. Noi fino a ieri abbiamo anche concesso a questi signori che gestiscono l'Unione Europea di sfruttare i popoli ai loro fini, però questo sfruttamento poi alla fine... No, ricordiamoci che il trattato costitutivo, i vari trattati successivi di modifica, diciamo, di percorso, partendo dal MEC, dalla Comunità Economica Europea, per arrivare poi all'Unione Europea attuale, ha avuto tutta una serie di passaggi che la gente non rileva, non percepisce. Certo. Ma ci sono state tutta una serie di salti quantici costanti nel corso dei decenni, certo. Per cui mi sembra che siano stati abrogati e poi diciamo sostituiti almeno quattro trattati internazionali, se mi ricordo bene, da quello originario della CEA, quello della CECA, a partire da quello della CECA del 48, 50, 52, carbonata, acciaio. Quello dell'acciaio, sì, certamente. Sì, che era carbone e acciaio. Esatto. La comunità che è di carattere strettamente economico produttiva, che aveva a che fare con la produzione e la gestione del carbone, e il carbone, immaginate bene, e dell'acciaio, parliamo chiaramente, carbone, oggi si parla di petrolio e di energia atomica. Prego. Questo per ricordare che c'è stata tutta una serie di metamorfosi, ma il documento originario, quello della Comunità Europea, cioè quello già alla terza fase, se mi ricordo bene, questa terza fase prevedeva che nelle prime righe del trattato che questa unione fosse finalizzata al benessere sociale e morale dei cittadini europei, quindi la priorità era quella. Oggi siamo agli antipodi, cioè siamo alla distruzione della comunità degli esseri umani, europei o non europei, cambia poco, ma in particolare, visto che ci occupiamo di Europa dovrebbe essere questa la finalità, mantenendo fede all'impegno originario, perché un contratto se si mantiene fede. Senza alcuna rilevanza per l'Europa di carattere geopolitico e soprattutto economico, tant'è vero che quello che sta avvenendo oggi in Libia, causato comunque da una componente dell'Europa, perché chiamiamola Francia. È proprio significativo della perdita di importanza internazionale dell'Europa. Quella è la cosa più importante, dove lo scontro per quanto riguarda un territorio che fu nostro, perché noi l'avevamo conquistato non per conquistare quel territorio, ma sottraendolo alla Turchia, questo territorio che è sempre molto importante. Per esempio, Sant'Agostino era di Ippona, che è lì,
a fianco la Libia, o no? Tanto per dire, era un altro mondo, però comunque. È un altro mondo, comunque sia, noi abbiamo avuto rapporti sociali, culturali, morali, materiali, agricoli, il grano della Libia, no? Il forziere dell'oro. Certo. Del granaio dell'Europa, poi alla fine, certo, perché si arrivava a Roma, arrivava in giro per l'Europa, compresa la Gallia, ricordiamoci. Quindi questo per dire che c'è stato un costante interscambio di tantissime funzioni nel corso dei millenni, non nel corso dei secoli, poi ravvivato dalla conquista del 1911, è chiaro. Certo. Allora, abbiamo detto queste cose che sono molto importanti, che poi si concludono con un aspetto veramente epocale, perché noi ancora non stiamo vivendo bene quella situazione, di questa epidemia che si sta spargendo, presa una volta come qualcosa di risibile, un'invenzione geopolitica per mettere nei guai la Cina, oggi come oggi si sta presentando come qualcosa di piuttosto interessante, chiamiamolo interessante, a parte i morti, perché non sappiamo esattamente qual è l'entità del contagio. No, come sta evolvendo la situazione? Pare, da notizie di ieri, che l'accesso a Pechino sia oramai interdetto, il che la dice lunga sulla serietà della problematica. Bisogna vedere se la notizia è vera o meno, non è stato mai confermato ancora, però certamente c'è qualcosa che incomincia a emergere, a trapelare di poco piacevole, insomma. Ecco, allora qui io vi vorrei soffermare un momento proprio su questo aspetto, facendo vedere alcuni testi. Questo è un testo importante. Allungo. Questi sono gli atti del processo a quel poveraccio che fu accusato durante la peste detta del Manzoni. Il Mora, che abbiamo detto. Il Mora. Poveraccio Gian Giacomo Mora, torturato e poi ammazzato nella maniera più turpe, eccolo qui. Qui ci sono tutti gli atti del processo. E questo. Allora, questi sono alcuni aspetti su cui noi ci vogliamo soffermare un momento, perché a parte la gravità della situazione nella quale noi ci veniamo a trovare, è interessante come l'umanità alla fine si trova sempre avviluppata in una crisi che a quella crisi poi se ne aggiungono delle altre. E queste crisi poi mettono in luce incongruenze e falsità. E le incapacità. Tra l'altro, proprio qui io poi volevo leggere una nota interessante di questa importantissima enciclopedia, che è il Dizionario Letterario Bompiani delle opere dei personaggi, in cui c'è una meravigliosa disanima del personaggio Don Ferrante, perché la grandezza di Manzoni è creare, diciamo, nei dettagli le personalità dei suoi personaggi, e in questi dettagli descrivere una complessità di atteggiamenti nei confronti degli eventi storici. Poi, se scappo il tempo, lo leggiamo. Però prima di tutte queste cose, visto che ci troviamo anche nell'ambito della fondamentale operazione culturale italiana, che è il Festival di Sanremo, dobbiamo dire che noi che abbiamo... C'entra, che ce cape, che ci azzecca, direbbe il signor Di Pietro. Noi abbiamo denunciato, grazie al qui presente Orazio Ferniani, il quale dettagliatamente dirà alcune cose, abbiamo denunciato un certo personaggio sulla base poi di specifici strumenti di tabula. Non è che l'abbiamo denunciato, questo cattivaccio,
abbiamo preso le norme di legge e abbiamo elencato tutte le norme di legge che sono state tradite da questa infame mistificazione che era, è stata questa, questo festival. Allora, cosa è successo? È successo che noi ci aspettavamo che fossero arrivati i carabinieri sul palco, per, sul palco a arrestare Amadeus. Mango vagava. Non solo, ma si sono andati a suonare i carabinieri, è andata la banda dei carabinieri. Ecco, allora, questa non la sapevo. No, non l'hai visto? No, io la banda dei non carabinieri. Me lo sogno neanche lontanamente. Diciamo che ci sono qui. Ci sono capitato per caso facendo lo zapping, la banda dei carabinieri. Con tanto allora, di memorial. Cioè, ha suonato anche l'inno nazionale. Certo, il memorial. Hai capito? Allora noi proponiamo, almeno la volta prossima, banda dei carabinieri, che andate al Festival di Salmeno, almeno suonate dove sta Zazà. Zazà, 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 Zazà. Za 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 za. Adesso descrivici Giuliano, si sono avventato persino il cane. Allora, descrivi i punti essenziali della nostra denuncia. Ma è talmente, no, 3, 4. È talmente banale che non vale perderci troppo tempo. Va solo detto che in un paese libero, come dovrebbe essere il nostro, il che non è, perché l'abbiamo visto con tutte le leggi liberticide che hanno fatto negli ultimi decenni, no? Come le leggi sulla libertà di pensiero. Le leggi sulla libertà di pensiero dovrebbero prevedere la massima libertà e allora anche di espressione e di pensiero e di espressione. Qualunque, certo, qualunque. Ma la cosa incredibile quindi dovrebbe essere che il codice Rocco o il codice di pubblica sicurezza, quello del 1932, dovrebbero essere rivisti in base, come abbiamo detto altre volte, in altre accennato appena in qualche altra occasione, dovrebbero essere aggiornate secondo la nuova realtà socio-economica, culturale, industriale, tecnologica, e, diciamo che tende a avere una nuova guardate quanto è bello. Visibilità. Quanto è bello, spira tanto sentimento. Eccolo qui. No, non mi confondere, che è già strano. No, bisogna dire chi è. È Rousseau. Lo vedete bene, è Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. E allora in tutto questo quindi dovrebbe esserci un'armonia fra la società on the road attuale, sulla strada che percorre un cambiamento non epocale, un cambiamento antropologico, direi proprio a livello del terzo sapiens, no? Perché? Perché l'evoluzione scientifica negli ultimi decenni ha portato a delle conquiste che solo 20-30 anni fa sarebbero state fantascienza, e quindi le norme devono essere adeguate. Ma allora questo che succede oggi? Che da una parte chi dovrebbe nelle istituzioni diciamo vigilare e coordinare e improntare in maniera coerente tutte le varie disposizioni di legge che il cittadino dovrebbe osservare, in realtà è tollerante per le, gli sviluppi diciamo continui, costanti dell'evoluzione anche nella parola, nella dialettica, nella comunicazione in generale, con i vari sistemi, varie procedure, varie apparecchiature e così via, e dall'altra però non istituisce una nuova modalità morale. Cosa è morale e cosa non è morale? Allora, da una parte abbiamo questi fedentoni qua, scusate l'espressione, ma va detto, che approfittando della diciamo, rinuncia delle istituzioni al controllo della comunicazione, che cosa fanno? Approfittano per creare scandalo e crearsi un habitat per loro personalmente, che utilizzano quindi le scappatoie e le falle del sistema, che però contrariamente
quelle falle non le mette in funzione nei confronti dei cittadini normali. Per cui se io vado a dire, per esempio come è successo, che il Presidente della Repubblica è un gaglioffo, per non di peggio, vengo denunciato per vilipendio dell'istituzione del Capo dello Stato. Viceversa, quando uno si mette l'etichetta dell'artista, può dire le cazzo di parole che vuole lui. Allora, questo ovviamente, obiettivamente, non è un sistema logico, non è un sistema coerente, non è un sistema equo, non è un sistema che risponde appunto all'articolo 3 della Costituzione, che dice che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, il che invece è ampiamente dimostrato, come abbiamo visto nell'ultima denuncia che abbiamo presentato nei giorni scorsi, viene del tutto disatteso nel caso dei cittadini di serie A e applicato invece nel caso dei cittadini di serie Z. Quindi questo per dire che noi non abbiamo nessuna particolare avversione nei confronti di questi signori che vanno a Sanremo. Capiamo benissimo che cosa è lo spirito artistico, che è sempre un gradino oltre la morale. Fino a un certo limite. Certo, ma ricordiamoci i bohemien francesi del fine Ottocento, no? O inizio Novecento, che erano tutti cocainomani, drogati, morfinomani, oppure assenziomani, certo. E così via, però avevano questa, diciamo, ricerca attraverso varie alchimie della loro più profonda personalità per esprimere un pensiero costruttivo, un pensiero artistico. Comunque questo sia di autentica alternativa, certo, culturale. E soprattutto sempre in ambito umanistico. Sì, i vari Verlaine, i vari Rimbaud, che fossero dei poeti, sono dei grandi poeti, comunque sia. Questi invece sono anche Camus, anche nel senso è andato fino laggiù a Camus, Albert Camus. Albert Camus è stato un grande, ha avuto anche il premio Nobel. Certo, ma ha avuto anche un comportamento, Camus, ha avuto un grande comportamento anche nei confronti. L'ha detto anche in varie occasioni pubbliche. Sì, certamente. Questo argomento, ecco perché l'ho citato, perché proprio leggevo ieri qualcosa su Camus, adesso non mi ricordo cosa esattamente, in cui lui però diceva l'obbligo dell'artista di essere attento alla usurpazione dei diritti dell'uomo, dell'animo umano. Lui si dimise, gli fu dato un incarico statale molto importante, lui non lo accettò, adesso non ricordo esattamente quale fosse. Ma insomma il personaggio era di questo tipo, ma Camille è Camille, e vedi caso è morto in un incidente stradale. Sì, infatti, come tanti altri. Nel 58, comunque gli avevano fatto il premio Nobel. Allora, questo è un aspetto importante. L'altro aspetto della crisi politica di cui vi avevo parlato... Se non andavano in automobile, andavano in motocicletta, gli facevano fuori uguale. Uguale. Lorenz d'Arabia. Esattamente. Tanto per dirti uguale. Sì, appunto. Un incidente stradale, tutti d'accordo. Tutto da. Allora, secondo punto importante, io vi leggerò un piccolo pezzo di un articolo che è di una importanza, a mio avviso, importantissima. Questo è il penultimo numero di Panorama. Eccolo qui. Ti credono, non mi fai alzare. Ti credono, solo parola. Sì, io lo so, ma comunque... State bene a sentire quello che sta succedendo, perché non è percepito quello che sta succedendo ai 5 Stelle. Ah, no. Che è legato... Ma perché ti vuoi divertire con forza? No, vabbè. è legato alla falsità della sua natura. Certo. Noi non a caso abbiamo denunciato 5 o 6 volte i grillini. 5 o 6 volte per la loro stessa istituzione, per il loro stesso statuto. E questo è quello che voglio dire. Abbiamo denunciato 5 o 6 volte, quindi non ci può essere tema di smentita che noi non abbiamo da decenni, oltre un decennio, Quando li abbiamo capito di chi, già attorno al 2002-2003. La stoffa con cui erano fatti questi pagliacci, abbiamo capito perfettamente come sono andati. No, ma c'è una bellissima immagine che è stata mandata in rete qualche giorno fa, in cui dice che i grillini si dividono in due categorie,
i maiali e i somari. E i maiali sono quelli che cavalcano i somari, che non i maiali non capiscono un cazzo perché sono corrotti, e che diciamo cavalcano i somari che non capiscono un cazzo e che quindi si fanno cavalcare le corrotti. Bello. E cioè è proprio una bella immagine. Hai capito? Sì, te la mando, Allora, quello che non è emerso è che già oggi, secondo fonti interne a entrambi i gruppi di Palazzo Madama e Montecitorio, ci sarebbe un'evasione dei due terzi sull'obbligo di ogni deputato di versare 300 euro al mese a Rousseau. Riassumiamo un momentino, perché quella gente, buona parte della gente nemmeno lo sa. Quando uno viene eletto, non solo deve dare dei soldi all'associazione, diciamo così, al cosiddetto partito, ma poi ciascuno degli eletti deve versare 300 euro a Rousseau per la gestione del sistema interno di... sì. Democratico, dicono loro, sì. Che non sanno neanche da dove si comincia, sì. Tra l'altro. Allora, queste teste del cazzo... No, io gliel'ho pure spiegato, ti ricordi? Tu quella volta non fosti ammesso... alla... Ah sì, perché mancava di cravatta. Ti mancava di cravatta. Mancava la cravatta. Io andai a fare, come al solito, ma ci fanno parlare per ultimi, ormai meglio tardi che mai, non è classico, e lì ero stato 3 ore a sentire una decina di parlamentari, di deputati e senatori, e altri 3-4 esperti, e poi c'era quell'avvocato... E c'era cosa, sì. No, c'era bravo, Marra, bravo. C'era l'avvocato Mora, l'avvocato sì, Mora, e l'altro Giuseppe Palma. Una marea di cazzate. Io alla fine, quando ho avuto finalmente l'ora, ho detto: scusate, ma io ho sentito 3 ore e mezzo di aria fritta di gente che non conosce la materia. Io ho proprio detto in faccia, lì nell'aula del Parlamento, no, non dentro il Parlamento, in una delle sale del Senato, mi pare. Sì, che era. Sì. Non mi ha fatto entrare, perché per entrare in qualsiasi aula del Senato solo la cravatta, se non la cravatta fatta. Pure se puzzi di scabbia, magari le scarpe, magari le mutande sporche, come buona parte delle femmine, che fanno parte di queste congreghe, capito? Allora quelle sì, ma se manca la cravatta non puoi entrare, vabbè. E non sei un sufficientemente elevato come sì. Dignità per non poter... feti, no, feti, ma no. Se manchi la cravatta è come se fetessi. Allora e niente, lì andai appunto di Rosario e feci una domanda semplice, gli dissi: ma voi state qui a parlare di queste cose, ma parlavano, diciamo, la conferenza verteva sul fatto della impressione che tutti avevano avuto della impossibilità di accedere alla rete e che qualcuno spegnesse la rete e che quindi la libertà di espressione fosse, preclusa. Preclusa, ecco. E quindi, niente, a un certo punto ho cominciato a dire, io ho detto: scusate, ma faccio una domanda semplice, ma voi lo sapete cos'è un MUX? E tutti che si guardavano, tutti sapevano più che cazzo dire, cioè vedevi gli sguardi sperduti nel vuoto, no? Di gente che era messa di fronte alle proprie responsabilità e l'ha presa in castagna e non sapeva come rispondere. L'unica che mi ha risposto è stata una persona molto onesta, di cui ho la massima stima, che è stata la senatrice Paola De Pin, la quale disse onestamente: non lo so, mi dici che roba è? E io gliel'ho spiegato. Anche è venuto fuori Benigni, sì. Benigno, come cavolo si chiama quello? No, Benigni, Benigno. No, vabbè, non me lo ricordo. Ah, Glauco Benigno. Glauco o Benigni. E lui disse, siccome io lo conoscevo, lo conosco da lunga data, lui era nei sistemi di telecomunicazioni satellitari, era un... Un dipendente? No, era un dirigente. Era, era già dirigente? Sì, no, era un dirigente, era uno dei servizi, insomma, di quelli importanti, diciamo, di funzioni importanti. Io l'ho conosciuto in una conferenza che anch'io all'epoca mi occupavo di sistemi di comunicazione. E proprio perché mi occupavo di sistemi di comunicazione, infatti lui disse: sì, io lo so, e te credo che lo sai. Ce lavoravi dentro come ce lavoravo io, è chiaro che lo sai. Però gli altri avevano parlato, lui era stato zitto, però aveva sentito impunemente cazzate per 4 ore.
E io queste cose non le accetto, puoi essere il cazzo ti pare a te, ti puoi chiamare pure Presidente della Repubblica, se dici cazzate e io sto lì, io ti dico non dire cazzate. E allora, perché no, Parlavamo appunto di questa questione della riunione a cui tu hai partecipato. non mi ricordo però perché l'ho detta. In relazione al fatto che io stavo parlando qui dei soldi che questi devono cacciare e non hanno cacciato, allora se tu hai già detto No, comunque, c'era un motivo per cui hai l'ho detto. detto che hai partecipato a un convegno che riguardava più o meno la politica dei 5 Stelle. Sì. E tu hai sentito parlare tutte queste persone e alla fine Non sei, sapevano di che cosa parlavo. appunto, ecco, quello è il punto. Allora, veniamo a noi. Ma non solo, anche altri, non solo Grillini. Questi furbi, soprattutto i furbi. Come l'avvocato Mora, ricordiamolo sempre, o Vabbè, l'avvocato adesso si è Giuseppe. svegliato, Mora, si è Non lo svegliato. so, Sì. non lo Si è svegliato di più Speriamo, obiettivamente, sì. E speriamo. ci vuole del tempo anche per maturare certi concetti. Allora, questi furbastri si credevano di avere inventato l'acqua calda, perché l'idea di fare eleggere degli sprovveduti, i quali devono prendere l'impegno a pagare tanto dei soldi che danno al partito. Ah, ecco perché l'ho detto, scusa. L'avevo detto ricollegandomi al fatto che questi signori qua citano come da osannare la Casaleggio, adesso Davide Casaleggio, che ha messo in piedi questa oscenità di sistema di votazione, che in realtà non serve prima a nulla perché partecipano Ma poi 40. è antidemocratico, non è. È antidemocratico, ma soprattutto non funziona, perché parlavo del MUX, in cui io dicevo, guarda che nel MUX tu puoi fare qualunque intervento a livello di controllo della comunicazione, a livello point to point. A quel punto lì ti interponi fra il point to point, le metti a metà nel MUX, che è appunto lo smistamento, il centro di smistamento, e tu fai, tu intendo dire provider o servizi segreti Sì. o chi sia, o Google, tu fai qualunque cosa vuoi. Quindi quando questi stronzi mi vengono a dire del sistema di votazione più evoluto del mondo, ha detto una cazzata, Ma poi il perché sistema di no? votazione Perché relativamente a ti che? ricordi noi quando abbiamo partecipato con Rete dei Cittadini alle votazioni regionali del Sì, Lazio? no, E tutto da dire. lì eravamo in concomitanza con un gruppo di ricerca dei pirati, ti Sì, ricordi? come no? I quali pirati in Italia si estrinsecano principalmente in ragazzotti tipo le sardine, per Sì, capirci, ma siamo lì. tipo le sardine, un po' meglio, ma tipo le sardine, i quali andavano, Almeno più seri delle sì, sardine. almeno una cosa la sapevano, andavano facendo ricerche su come appunto mettere a punto un sistema di votazioni sul esempio dei pirati, del Pirate Party in Germania, che tempo fa ha preso, mi sembra, il numero Sì, 5-600, no? buon partito era. Infatti è sparito subito, è arrivato e è sparito immediatamente. Hanno dato i soldi ai capi e si è Esatto, finito di fine andarla. della storia. Quindi questo per dire che siamo di fronte a gente che non capisce un cazzo di niente, ma appena appena sa qualche cosa sul loro argomento professionale, se hanno una professione. Allora, come abbiamo detto prima, c'è questa organizzazione di cui l'esponente, lo rivediamo in fotografia Ma qui. dai, lascia stare, non gli fare pubblicità. No, no, Non gli fare supponiamo, ma pubblicità. parliamo, facciamo vedere quello quanto è bello. I quali pensavano di essere sistemati per tutta la vita. Eh sì. Dice qui, questi Vedi i tutti. nostri cari amici di vecchia data, no? Che andavano dicendo. Allora, erano entrati per ultimi come pervenu, come al solito, parvenu, no? Che arrivavano nel 2009, lì nel momento in cui uscivano, emergevano, no? Sì. Sì. Allora tutti a buttarsi a capofitto. Dopo 6 mesi, 8 mesi, un anno che stavano lì, si erano resi conto dell'assoluta illiberalità e come si dice? Non direttore, Incongruenza, no, chiamalo questo, mancanza di congruenza. dittatorialità della gestione Casaleggio Grillo. E a quel punto sono usciti di corsa, salvo poi mettersi appunto nel corso degli anni contro, però mantenendo sicuramente il pelino Certo, dentro, no, per quello dell'informazione. come impara anche Quando l'oggi. poi serviva la seconda infornata, tutti si sono buttati come
i nostri cari amici senza che conosciamo da tempo. E che non allora. Quindi adesso hanno fatto la diaspora prima, hanno fatto, come si dice, la battaglia dall'esterno, sì. E poi, come se si è liberato un buco, ci si sono buttati. E adesso tu immagina avere come referenti in un partito che dovrebbe avere una finalità, un'omogeneità di pensiero, una scuola di partito, un obiettivo comune, che si ritrovano a dover combattere con questi teste di cazzo qua, incapaci, incompetenti e traditori, dichiaratamente traditori. Ma il bello è ancora quest'altro. Come dicevo, la Casaleggio EC era convinta di aver fatto il grande affare della propria vita, perché dice: ci facciamo pagare le deputate dei senatori. Mi paga il quale? Sì, sì. Quale contribuzione più oh, 160 sicura? Persone ti danno 300.000. Ma non pagano, ma non pagano! Giustamente, non solo. Sono 4.000 euro all'anno, sì. Per 4.000 per 100 sono 400.000, 40.000. Allora, questi personaggi che si erano appunto sicuri, dice tanto questi pagano, li abbiamo fatti eleggere, capite? Guadagnano un fracasso dei soldi, pagano di sicuro, ma chi te paga? Questa è l'Italia, ma tu ti fidi degli italiani? Allora, lo leggiamo perché veramente è molto interessante. E poi devo aggiungere un'altra cosa. Perché Casaleggio non può fare causa. No, assolutamente no, perché è illegale. È illegale! È illegale, capito? Vabbè. Ma fratesse di cazzo combinano, non possono combinare la cosa giusta. No, ma ti immagini. Casaleggio è giusto capace di organizzare questi organizzazioni di vendita, no? Che noi abbiamo denunciato già più di una volta, multilevel. Il multilevel che poi in Italia finisce sempre allo stesso modo, perché alla fine il multilevel, io ti recluto, no? E reclutando ti do la possibilità di fare un certo lavoro. Il reclutato se ne guarda bene a pagare il reclutatore, ma dove credono di vivere i cose? In Israele? Ritornassero in Israele, no? Dove lì se qualcuno non paga, i soldi li fanno pagare i palestinesi. In qualche modo, sì. Allora, quella che non è emerso e che già oggi, secondo fonti interne a entrambi i gruppi di Palazzo Madama e Montecitorio, ci sarebbe un'evasione dei 2/3 sull'obbligo di ogni deputato di versare 300 euro al mese a Rousseau. Sarebbero 594.000 euro l'anno. Sì. Però lo pagano! No. Mezzo milione di euro, non sì, mica poco. È una affaretta da niente per una ditta specializzata nell'organizzare i multilevel. Questo sì che era un affare, ma col cazzo che li fai pagare quelli? Ma che sei scemo? Vai via dei ragazzotti. Vai via dei ragazzotti da 4 soldi. Gli dà la possibilità a gente che era cibolava, se no 500 euro al mese e di qualcosa così, gli dai 80.000, gli dai un sacco di soldi. Capito? E questi te li danno a te, ma siamo seri, su. Questi soldi vanno pagati con bonifico autonomo da quello per la restituzione dei circa 2.000 euro al movimento, quindi loro devono dare, dovrebbero dare 2.000 euro dello stipendio che percepiscono al movimento. Quindi non è vero che loro restituiscono, danno quella, no, dimezzano, ma i soldi li danno al movimento. Dovrebbero darli. Più in più danno 300 per Rousseau, ma il bello è che Rousseau costa, adesso lo dirò, con un versamento da effettuare entro il 10 del mese seguente su un conto presso Banca Etica, e come te sbagli? No, anche perché, no, diciamo che... Allora, quando nacque Banca Etica, io sono andato a indagare. Perché? Perché c'era un nostro collega, Pino Strano, che da un po'... Bravo ragazzo, si era dentro. Sì, va sì, per carità, ma
ne abbiamo fatto a meno volentieri, insomma, ecco. Sì, non serve. Cioè, anche perché persone sono persone, non dico ondivaghe, perché però poco affidabili, nel senso che poco concrete, poco cementate, ecco, con, come si dice? Sì, granitiche, poco granitiche. Comunque persone che non hanno un background di lavoro costante, fisso, no, ma lui, retribuito. Allora, intanto lui è psicologo, ha fatto 4 anni di ingegneria ed è adesso un dirigente di una ASL a Ostia, quindi non è un cretino qualunque, per carità, è una brava persona, anche per alcuni aspetti affidabile e, diciamo, apprezzabile, però non ho capito perché sono tornato, dove era lo parlavi di Pino Strano, no, in relazione alla banca etica. Ah, esatto, banca etica. Allora, avevamo fondato con Pino nel 2005, mi pare, il movimento dei democratici diretti in Italia, e a me, contro tutte le mie predisposizioni e le mie indoli, mi ha fatto diventare tesoriere. Io non lo volevo fare. Insomma, mi ricordo che la sede all'epoca della Banca Etica a Roma era in via dove hanno ammazzato l'eccidio di quello del 43. Al centro, sì, l'eccidio dei, aspetta, te lo dico io, delle Borse Ardeatine, che poi dopo come si chiama, via a via Panisperna, ma che Panisperna, no, via Panisperna, via, o mi viene il nome, via Casella, non è via Rasella. Rasella, via Rasella, via Rasella, ecco, cioè la sede a via Rasella, proprio lì all'inizio, proprio all'angolo, sì, con via Quattro Fontane, sì, proprio vicino a Piazza Barberini. E mi ricordo, andavo lì tutte le volte e a un certo punto mi hanno fatto girare le palle, non mi ricordo per quale motivo, uno mi disse, zitto lei, perché noi siamo una banca etica, e dice il nome, dice tutto, voi non avete avuto un cazzo, perché le banche, se vogliono operare, devono essere secondo quello che dice il testo unico del bancario, perché se non sei così non fai la banca. Non sei banca. Quindi ha voglia che tu dici, no, ma noi reinvestiamo. Allora sono andato ad indagare. I vari presidenti di Banca Etica e i vari funzionari e i vari azionisti, fondatori, non fondatori, non si sa come, non si sa perché, sono quasi tutti presidenti delle Camere di Commercio. Te l'ho detto? Sì, sì. Ma presidente delle Camere di Commercio, ma non solo. Ebrei. Allora uno si domanda, ma com'è possibile? Ma non uno, la maggior parte, non dico, adesso non mi ricordo neanche esattamente quanti erano, ma parecchi, erano sicuramente una ventina almeno. Almeno una ventina che, guarda caso, da presidente della Camera di Commercio, messi ovviamente al posto giusto, facevano i cazzi di comodi loro. Allora, questo per dire di banca etica. No, perché avevi citato la banca etica? Te? Perché devono versare i soldi in banca etica. Ecco, no, lì no, no, non si sa chi è più etico. Sì. Chi è più etico? Grillo, Casaleggio, i rappresentanti in Parlamento. Sassù. No, aspetta. La cosa lì, il figlio di Casaleggio, quei funzionari della Rousseau e della... Il figlio di Toscani. Il figlio di Toscani. Cioè, chi è più etico lì? Chi è più morale lì? Vogliamo fare una scaletta? No. Anzi, sempre meno morale, perché sono dei falsari. Capirei un banchiere che fa il banchiere. Questo no, questo è un banchiere... Cioè, come il lupo che si traveste da agnello, perché questa è la questione. Proseguiamo. Intestato all'associazione Rousseau. Al minimo ritardo, attenzione, perché questa è di una bellezza stratosferica, che ovviamente io devo commentare, perché la maggior parte delle persone che leggono queste cose non capiscono il nesso, perché non sanno tutti i meccanismi. Tutti i tasselli, cioè tutti... I vari altarini. Attenzione, al minimo ritardo arriva una lettera di richiamo. Cazzo, sai chi gliene frega? Anche per questo un simile fenomeno di morosità colpisce parecchio. In ogni caso, se nel 2018 il pagamento dei servizi da parte dei deputati ha toccato quota
qualcuno paga comunque, intendiamoci, 1.119.000 euro a fronte di spese, spese di banca etica, di Rousseau, pari a 1.123.000 euro, quindi praticamente anche lì sono in passivo, ed entrate totali per 1.254.000 euro. È logico che con un dimezzamento della rappresentanza grillina, perché adesso, ecco, questa è la ragione che non vogliono mollare l'osso, non vogliono arrivare... No, alle prossime elezioni sarà eletto 2, 3, 5 grillini. Vapperario, Rousseau, qual è il problema? E Rousseau... Vapperario pure Casaleggio, sì, perché Casaleggio già soppica come società. Sì, sì, sì. Figuriamoci... Sputtanato, completamente sputtanato. No, ti ricordi che Casaleggio gestiva pure la comunicazione informatica, telematica, per il signor Di Pietro? Sì, è stato il leader di brutto, ci cioè, sono gli avvocati di mezzo. Sì, ma Di Pietro. Non so, cioè, ma non so se poi si è appianata la questione. Sì, vabbè, no. Ma secondo voi, cari amici, è meglio Di Pietro o sono meglio i grillini? È sempre una questione di dignità, di etica. Chi è più etico? Chi è etico? L'etica è importante. Credere, veramente una cosa impensabile. Allora, la fin, come si dice, fin de siècle? Sì. Ma anche, no, di come si dice, notte, come si chiama? La caduta degli dèi, della caduta degli dèi, sì, la caduta degli dèi. È logico che con un dimezzamento della rappresentanza grillina come quella prevista, come suggeriscono i sondaggi... Quello bellissimo di Visconti che era, la caduta degli dèi proprio. No, era... Che parlava della fine dell'impero austro-ungarico. Era... Perché basato sulla notte dei lunghi coltelli. Sì, esatto. Sì, ma caduto degli dèi, la caduta degli dèi. Dove lui si esibiva nell'esibizione a lui molto congeniale della omosessualità, sì, sì, sì. Dell'SA. Esatto. Come suggeriscono i sondaggi, Rousseau vedrebbe sfumare 600.000 euro. Abbiamo confuso due o tre. Vabbè, l'aria è quella. Rousseau vedrebbe sfumare 600.000 euro di introiti e sarebbe difficile pagare è lo stipendio. Che ho fatto adesso il conto, ma tu lo stipendio ai collaboratori e all'attuale diecina di dipendenti, oltretutto. Non solo hanno i collaboratori, ma i dipendenti. Per un costo sempre di lavoro. Più o meno sardine. Sì. Per un costo di lavoro che è arrivato a 335.800 euro l'anno. Questi hanno dei costi a Rousseau, capito? Dobbiamo aggiungere qualcos'altro. Questa è la realtà sociale nella quale noi ci troviamo a confrontarci, capito? È tutto così, tutto un pressapochismo, ma anche questa cosa qua. Diciamo, ma tanto ci pagano, cioè abbiamo fatto l'affare della nostra vita. Ma che sei scemo? Ma non lo sai che questi non pagano? Ma quanto mai questa gente In altri tempi avrebbero fatto decisioni più funzionali e più semplici, perché la funzione è efficace quanto più è semplice. Avrebbero sicuramente avuto le scuole di partito, cosa che noi continuamente rammentiamo, attraverso qua le quali scuole si sarebbero indottrinate comunque sono sempre dei condizionamenti ideologici, ricordiamocene bene, certo, le scuole del partito comunista, ma per carità, certo, però sarebbe possibile fare una scuola di etica vera, no? Ma che gli insegna a questi che se pigliano un impegno di pagare pagano, questi non pagano comunque, no? Ma è chiaro che dovremmo andare su un piano di operativo completamente diverso, con della gente iniziata in maniera diversa, non come questa base culturale, con questa base culturale qua. Ma te lo ricordi?
quelli che venivano a casa mia e a casa tua a spiegargli le cose per una, due, tre, quattro volte, alla fine non capivano un cazzo comunque. È naturale. Però una cosa la sapevano, che se beccavano dei soldi non li davano a chi li dovevano dare. E hanno ragione. E hanno ragione. Nella loro infamia hanno ragione. Perfettamente. E quindi questo qui è un aspetto. Guarda, li vediamo tutti e tre assieme. Guardateli bene, sono tutti e tre assieme. Che belli. Adesso se la risolvono tra di loro. Una volta, in epoca molto meno cialtrona dell'attuale, per una cosa di questo genere c'erano sfide a duello, dove ogni tanto il lancio del guanto ci usciva fuori qualche morto, ma che questi cialtroni qui al massimo li puoi prendere a calci in culo. E chiudiamola qui, che dopo ne pigliamo un'altra. Sì, bene, sempre solo. Buona.